Pomeriggio un poco nuvoloso allo Zaccheria, dove va in scena Foggia Monopoli, gara di recupero del campionato di Serie C Girone C rinviata lo scorso 2 aprile, giorno di Sabato Santo. Terreno in perfette condizioni e Foggia che scende sul manto erboso dello Zac con la formazione annunciata alla vigilia, con il rientro di Anelli nel reparto difensivo e la conferma di Dell'Agnello al fianco di Curcio in avanti. Foggia in maglia rossonera e ospiti in casacca verde con pantaloncini bianchi. Il Monopoli recupera Vassallo a centrocampo, schiera Zampataro, preferito a Tazzer, mentre in avanti confermato De Paoli. Arbitro dell'incontro il signor Daniele De Tommaso della sezione di Rimini. Parte la gara, vedete qui le battute iniziali, un match che regalerà poche emozioni, soprattutto nella prima parte. Qui al settimo uno scontro di gioco tra Dell'Agnello e Mercadante, il capitano del Monopoli cade male, Dell'Agnello sul terreno dello Zaccheria, si infortuna la spalla ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entrerà D'Andrea. Calcio di punizione al quindicesimo, uno schema Rocca per Curcio, tiro debole. Para a terra Taliento. Siamo al 25esimo, si vede il Monopoli, si fa per dire perché lo vedrete tra un po', la conclusione di sinistro del calciatore del Monopoli è da dimenticare, palla altissima sulla traversa. Qui con le immagini siamo già alla ripresa perché nel primo tempo null'altro da segnalare. Al 46esimo Curcio si gira in aria e sfiora il palo alla sinistra di Taliento. Bella la conclusione del numero 10 rossonero che avrebbe meritato miglior sorte. Si rivede il Monopoli al 47esimo, capovolgimento di fronte e Viteritti, da poco entrato sul terreno di gioco, che chiama Fumagalli alla deviazione miracolosa sul diagonale del biancoverde. Poi sulla respinta Soleri è in evidente posizione di fuorigioco, ci sarà appunto la segnalazione dell'assistente sotto la tribuna. Ancora un tentativo al 61esimo senza nulla per la difesa rossonera del Monopoli. Ancora minuto 62 qui siamo al 74esimo, vedete, è Dienno, Roberto Dienno dal limite chiama Taliento al miracolo con deviazione alta sulla traversa. Roberto Dienno che è andato vicinissimo alla prima segnatura in maglia rossonera. Avete visto il bel gesto atletico anche del portiere del Monopoli. Qui siamo invece al 76esimo, si fa male anche Cristian Anelli, cade male con il ginocchio e praticamente deve lasciare, vedete, il campo, chiama subito a sé i sanitari, deve lasciare il campo, al suo posto entrerà Agostinone. Vedete immagini del minuto 78, 82esimo. Calombò approfitta di un errore difensivo del Monopoli, si incunea nella difesa biancoverde, viene atterrato da Nicoletti che viene anche ammonito. Successivamente anche Gavazzi si porterà sul posto chiedendo un calcio di rigore che non c'è. E anche Gavazzi per proteste sarà ammonito. Ed eccolo qui l'episodio che deciderà il match. Minuto 84, avete visto il Foggia va in vantaggio con un gran gol di Curcio sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra. Parabola precisa e sfera nel 7 alla destra di Taliento. Davvero una bella esecuzione questa sul calcio di punizione di Alessio Curcio. Vedete parabola e palla che disegna un semicerchio e si infila nel 7 alla destra di Taliento. Nell'esultanza Curcio fa segno alla tribuna, io resto qui, praticamente è anche una risposta a chi probabilmente lo dà anche partente. Avete visto adesso un'altra possibilità del Monopoli, un diagonale che però termina abbondantemente al lato, ed il triplice fischio finale del signor De Tommaso di Rimini. Termina la gara dello Zaccheria, il Foggia torna alla vittoria senza entusiasmare. Ci ha pensato Curcio a rendere il pomeriggio meno deludente sugli sviluppi di una punizione battuta in maniera magistrale. Vedete i rossoneri esultare al centro del campo a fine gara. Resta il rammarico per non aver visto ancora il solito Foggia di questo campionato. 3 punti ed i rossoneri da questa sera staccano il visto per i playoff.